3 minuti, prego. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, sottosegretari, ministri, sono contento finalmente di poter esprimere la mia opinione davanti al Presidente del Consiglio. Certo che ascolterà, forse per una volta, dopo aver tentato per 2 anni di rivolgergli la parola, ricordandogli che io ho scelto di fare politica non per arricchirmi o per fare altro. Vengo da una tradizione familiare che ha fondato questo Parlamento più di un secolo fa. Gli economisti che hanno fondato le cooperazioni femminili, di partigiani che hanno rischiato vita e deportazione per il bene di questo paese, che è con questo spirito che sono venuto nel Parlamento. Ho dato fiducia, le ho dato fiducia, ho sperato, l'ho dato la prima volta, la seconda, ma non ci credo più e credo che sia sciocco non cambiare idea quando uno ha delle ferme convinzioni. E le dirò perché voterò sì alla sfiducia, perché, proprio perché amo la democrazia. E sono convinto che i partiti debbano essere il primo luogo dove è possibile esprimere pareri, confrontare opinioni e manifestare anche il dissenso. Perché lei ha sostituito al detto l'erba del vicino è sempre più verde, lo slogan stanno peggio di noi. Vede, in entrambi i casi si chiudono gli occhi sulla nostra difficile situazione e lei ci sta abituando a scambiare finzione con la realtà. Però vede, la realtà non è uno di quei reality imbecilli che ci propinano in televisione tutti i giorni. La realtà è un'altra cosa, è una realtà che va affrontata con fatica, con sacrificio e con anche la voglia a volte di rinunciare a qualcosa, a una hubris costante che però poi prevede una nemesis, una fine, del quale io credo lei sia in questo momento vittima, perché credo che la cultura e l'arte siano una risorsa per il nostro paese e non una voce di spesa residuale. E credo che anche in questo caso non solo ha dimostrato insensibilità, ma non ha avuto neanche in qualche modo la sensibilità di scegliere qualcuno che avesse a cuore i temi della cultura di questo paese. Perché le sue nomine non sono state basate sul merito, ma sul grado di asservimento ai suoi voleri, ai suoi desiderata. Perché non disprezzo, glielo dico sinceramente, il disprezzo per il Parlamento, svilito in questa legislatura e ridotto troppo spesso a svolgere solo adempimenti formali. Perché vorrei chiarezza sui suoi viaggi in Russia a Tripoli, spesso senza che la Commissione Estera ne sia informata. Perché mi piace immaginare un futuro per le mie figlie e la sua politica ha contribuito a dare fiducia a dei vecchi spaventati, ma a togliere l'opportunità e speranze nei più giovani. E questo lo sanno le centinaia di migliaia di piccole aziende che non si riescono a muovere, perché tale è grande il controllo su tutto da non riuscire a svolgere la loro attività. Perché credo che il rigore dei conti sia necessario, ma non sufficiente a rilanciare il paese. Perché dal caso Englaro ai tagli della ricerca, dalle cellule staminali per finire alla legge 40, rischiamo di perdere la laicità dello Stato. Perché nonostante tutte le promesse sulle nuove tecnologie non abbiamo fatto ancora nulla. E perché sono Concluda, mortificato nel onorevole. vedere ridotto, termino, il FUS, bistrattato l'intero mondo del teatro, della cultura, del cinema e vedere il paese ridotto a quello che è. Bene. E lei è responsabile di Grazie, questo onorevole ritardo Badeschi. e ne trarrà le conseguenze. Grazie. A lei, onorevole Lussana, per 6 minuti, prego.